Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video del canale. Il video di oggi è una profile GOAT e la lista è dedicata a Matasa, l'assassino fulmineo. Carta che non riceve abbastanza affetto, secondo me, nel formato, quando invece ha molti punti positivi. Il deck che andremo ad analizzare fra poco è molto molto simile alle build di Benkei, con l'unica differenza sostanziale nel fatto che noi andiamo a tirare sul tavolo Matasa e riempiamo Matasa con 5.000 equip invece che farlo su Zio Benny. Ci sono delle situazioni in cui questo è meglio, per il semplice fatto che Matasa è un 3 stelle, di base ha delle statistiche che anche da non equipaggiato comunque sono utilizzabili. Può pushare danni un po' più facilmente e gli avversari, quando vedono lui e quando comunque iniziano un po' ad annusare che mazzo state giocando, cominciano nella loro testolina a dire: ehi, c'ho le carte buone, però me le vorrei tenere per quando entra effettivamente Benkei sul tavolo, perché se entra Benkei poi mi OTK'ano. Di solito, almeno in game 1 o anche in game 2, se non hanno capito che Benkei nel deck non c'è, sono attenti soltanto all'entrata sul tavolino di Zio Ben. Quindi porta gli avversari a fare dei ragionamenti assolutamente nonsense, e il deck è molto carino secondo me. Quindi, detto questo, direi che possiamo iniziare con la profile vera e propria. Abbiamo chiaramente il 3x di Matasa, l'assassino fulmineo. Può attaccare due volte durante la battle, e in più il controllo di questa carta non può essere cambiato, che è un altro utility addizionale che ha questa carta rispetto a Benkei. Per quanto riguarda le svariate utility miste, Cavaliere Lama, Signora Guerriera DD per autare cose, stesso discorso per lo spadaccino mistico livello 2, Sangan, Forza Esiliata, Breaker e a sorpresa anche una copia di Prete Azzurra già nel main, perché comunque i mazzi che vanno a spammare gli scapegoat, se non abbiamo la cartina che ci dà modo di fare perforante, sono fastidiosissimi. Quindi abbiamo bisogno del Prete Azzurra per avere qualcosa che buttiamo sul tavolo, pim pum pam pam pam, spacca tutti i segnalini e ci lascia il campo aperto per provare di chiudere con Matasa. Per quanto riguarda le magie, iniziamo dagli equipaggiamenti che vorremmo andare a vedere prima possibile per far diventare il nostro Matasa un gigantesco ometto. Una copia di potere del mago, un colpo Big Bang importantissimo per andare a fare danni perforanti, Uniti Resistiamo, che va in combo con altre carte che giochiamo sempre nel reparto magia, e infine tre copie di Ascia della Distruzione, che fra queste forse è l'equipo un po' più ignorante, ma è anche quello che, anche se lo vediamo fra virgolette da solo, senza gli altri equipaggiamenti interessanti, messo sul nostro mostro, ci permette di fare dei dannetti considerevoli. Continuando con le magie, la Trinità, Anfora, Carità e Duo, non c'è veramente nulla da raccontare, sono carte che conoscete benissimo. Due rinforzi dell'esercito per andare a prendere i guerrieri che ci servono quando ci servono. Tre copie di ritorno totale, che in questa build è davvero, davvero, davvero molto forte. Perché, ripeto, gli avversari di solito si vanno a tenere le carte trappola più interessanti per la potenziale summon di Benkei, ma Benkei qua dentro non esiste. E quindi sparare un ritorno totale per avere il campo libero e poter fare tutte le cose che vogliamo con Matasa è molto molto semplice. Procediamo con Fulmine Boltex, che è comunque un equalizzatore per levare cose dal campo dell'avversario se c'è troppa roba. Una Tempesta Potente, un Tifone Spaziale Mistico per levare Becro. Strappa e Sepoltura, che sono le classiche carte super value per togliere mostre all'avversario e menare ancora per più danni. E Sepoltura Prematura, che spesso utilizzeremo qua dentro per riciclare qualche removal oppure per andare a prendere un Matasa e fare di nuovo i devasti. Un 2x di una carta che non piace a praticamente nessuno, cioè tutti quelli a cui l'ho fatta vedere mi hanno detto: fa schifo, toglila, non serve a niente. Il 2x di My Body as a Shield. Questa è una carta che io adoro dentro Custode di Tombe. Dentro altri mazzi è difficile che vi dia molto value questa carta, però in un deck come questo, dove abbiamo praticamente la nostra strategia che si basa su un solo mostro, letteralmente un solo mostro, il Matasa che deve rimanere lì vivo, poter menare, fare quello che vogliamo fare con il deck, mi sembra comunque una carta sensata da avere qua dentro. Pagate la modica e modesta cifra di 1500 life points e lo andate a proteggere da comunque sia effetti che potrebbero distruggerlo e levarlo dal tavolino. Mi sembra un prezzo onesto. In più, essendo una quick, la potete chainare a un sacco di cose. Secondo me è un'utility molto buona da avere dentro il mazzo, ma se non vi piace può essere rimpiazzata letteralmente con quello che volete. Più equipaggiamenti, qualche mostriciattolo in più, un reparto trappole montato diversamente, quello che vi pare. Però secondo me è una buona utility.
Chiudiamo il reparto magie ovviamente con tre coppie di capro espiatorio. E capro ci serve qui più che altro per stallare, visto che comunque non abbiamo metamorfosi, quindi non abbiamo da fare la grande giocata da fenomeno che porta il limite. Scape è qua per stallare e se giocato in maniera intelligente può anche andarci a dare presenza sul tavolino per sparare uniti resistiamo e avere un mostro che diventa veramente ginormico. Nelle trappole troviamo tre coppie di dispositivo di salvataggio obbligatorio. Ci serve il dispositivo dentro questo mazzo perché il nostro è un deck aggressivo, abbiamo bisogno di menare sempre, tutti i turni noi dobbiamo essere lì proprio ad addentare la gola del nostro avversario, proprio con i denti nella carne, e quindi abbiamo sempre bisogno di mettere la pressione sul nostro avversario. Il dispositivo va a rimbalzare un qualche cosa dell'oppo, lo lascia scoperto e se abbiamo Matazza con un paio di Ekip l'andiamo a chiudere lì sul momento oppure ci andiamo molto vicini. Quindi è veramente un'ottima carta per questo deck e in generale per tutti i mazzi che, ripeto, hanno un playstyle veloce che vuole andare a chiudere la partita in pochi turni. E poi chiaramente le classiche staple con una forza riflessa, un anello della distruzione e un tributo torrenziale. E anche queste sono carte che vediamo praticamente ovunque. Quindi ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda la profile dedicata al buon Matazza. Sono il primo a dire che è una decklist comunque non convenzionale, è molto strana da montare e fa anche un po' strano giocarci se siete abituati al Benkei, però è un deck che regala comunque tante soddisfazioni. L'abbiamo potuto testare l'altra sera e ha veramente fatto dei devasti incredibili, perché se sei contro un mazzo che non ha già tante risposte per te dentro il main deck, e soprattutto se l'avversario non conosce il mazzo, sicuramente la prima partita, se le cose vanno come devono andare, ve la portate a casa praticamente gratis. Detto questo, come sempre, se vi va, lasciate un commentino qua sotto, sono sempre apprezzati, e noi ci becchiamo ai prossimi video del canale. Ciao ciao!